Per fortuna si è andato via molto tranquillo, sì. Ormai in realtà dormiva da più di 3-4 giorni ed è espirato l'altro ieri a mezzogiorno tranquillamente, era molto sereno, aveva ricevuto tutti i sacramenti, era tranquillo, si era credo anche stancato, non ce la faceva più, insomma ha voluto andarsene tranquillamente e con grande dignità, senza mai lamentarsi, come era suo di solito, insomma, un uomo di una grande forza. Che impressione le fa vedere tutte queste persone, si avvicendano, che... Vuol dire che volevano bene al maestro, e il maestro voleva bene al pubblico, quello vero, il popolo, e quindi mi fa piacere, insomma, che la gente viene qui a dargli un saluto. Se n'è andato, io non lo dico perché lo voglio dire, nel senso che è stato il più grande regista, è stato un grande regista, però secondo me il più grande in un senso. Quello che lui ha fatto, almeno nei 40 anni che io l'ho seguito, nessun altro regista al mondo l'ha fatto, perché lui ha fatto cinema, teatro, lirica, balletto, prosa. Trovami un regista che ha fatto bene, poi ti poteva piacere o non ti poteva piacere, quello è un altro paio di maniche. Però secondo me, perché io ho seguito tutti i suoi lavori, quindi trovami una persona, un regista che fa quello che ha fatto Franco.